Siamo qui con Domenico Ruggeri, proprietario del ristorante Mari e Monti, da oggi in zona bianca il nostro territorio, il nostro Molise. Quindi i benefici che avrà anche il suo ristorante da oggi sono molteplici rispetto al nero periodo da cui purtroppo proviene. Allora Domenico, parlaci un po' insomma della stagione estiva in zona bianca, sperando che si rimanga in zona bianca. Speriamo. E della possibilità insomma del tuo ristorante di adeguarsi a diciamo norme meno stringenti e a una diciamo libertà ecco più quasi si ritorni alla normalità. Sì, zona bianca significa che tutte le restrizioni ormai non ci sono più, bisogna comunque stare comunque attenti al distanziamento, alla mascherina, perché sembra rischioso adesso che è iniziata la stagione ritornare poi in zone sgradevoli, quindi fortunatamente da oggi siamo zona bianca e possiamo riaprire all'interno, quindi ho 26-30 posti disponibili distanziati e quindi il bello è che la gente torna a vivere, torna a respirare, torna a mangiare nel ristorante e tra virgolette essere più felici e per la stagione che arriverà. Maggio è stato un mese molto intenso di lavoro, perché fortunatamente avendo gli spazi all'esterno noi abbiamo lavorato, il tempo comunque è stato molto, molto caldo, bello e questo ci ha permesso comunque di usufruire al massimo il potenziale che avevamo fuori come posti. Quest'inverno invece hai lavorato con l'asporto? No, noi siamo stati chiusi da novembre. Completamente chiusi. Sì, abbiamo chiuso perché abbiamo pensato comunque di aspettare e di riaprire quando comunque sia il tempo e le ordinanze ce lo permettevano. E siamo contenti, siamo felici, l'estate sarà secondo me un'estate calda di turismo straniero e di turisti proprio nostri e italiani, quindi sarà una bellissima stagione per tutti. E quindi il tuo ristorante prima quanti coperti contava? Prima della pandemia? Prima della pandemia all'incirca 40 coperti all'interno e 60 all'esterno. Quindi comunque siamo stati ridotti? Sì, però. Comunque siamo stati ridotti, vabbè, va bene anche così, quindi più in là poi vedremo di ritornare alla normalità piano piano. Certamente, noi ti auguriamo un grande in bocca al lupo per la stagione. Viva il lupo! Siamo qui con Fabio De Gregorio, proprietario insieme ad Anna Izzi del ristorante di pesce al solito posto, qui nel nostro centro cittadino. Allora Fabio, per quanto riguarda la tua riapertura oggi in zona bianca del tuo ristorante, quali sono stati diciamo i drammi che avete vissuto quest'inverno e quali benefici godrete da oggi come ristorante? Allora, i drammi invernali del periodo Covid sono stati tanti, è stata dura, anche perché l'apertura solo con asporto per quanto ci riguarda non conveniva neanche tanto, quindi siamo stati totalmente chiusi. La riapertura in realtà cambia poco tra zona bianca e quella invece che è stata la zona gialla, anche perché i distanziamenti esterni, i tavoli esterni sono rimasti gli stessi. Le misure di emergenza diciamo che ci davano le abbiamo rispettate sempre e comunque le dobbiamo continuare a rispettare. Cambia poco da un punto di vista dei congiunti al tavolo, il numero massimo di persone al tavolo, questo. All'interno del locale quanti posti avevate prima della pandemia? Allora, all'interno senza restrizioni Covid arrivavamo a 18 coperti massimo interni, che poi sono diventati appunto con le restrizioni Covid 10/12, okay. Chiaramente a seconda della disposizione interna dei tavoli, no? E all'esterno invece abbiamo la fortuna, e questo devo dire che è una fortuna molto concreta, perché altri colleghi che non avevano il posto esterno in questo periodo purtroppo hanno sofferto, noi invece siamo stati fortunati e arriviamo quasi a 40 coperti esterni. Durante l'inverno, appunto durante questo inverno siete stati chiusi neanche con l'asporto? Quindi... Sì, perché già un ristorante di pesce poco conviene, perché pochi sono i piatti che magari tendenzialmente uno si porta a casa, ok? Quindi non conveniva, andavi solamente in perdita, non conveniva economicamente parlando. E in inverno ovviamente i posti a sedere fuori non li avete neanche presi in considerazione, perché appunto non avete
diciamo una copertura di un gazebo. Esatto. E quindi di conseguenza non, comunque non conveniva stare all'aperto. Esatto, okay. Anche perché qui su Via Adriatica, da un punto di vista burocratico, ancora non era stato stabilito se e quando poter mettere le strutture chiuse, i door completamente chiusi. Quindi sì, è stata una grande, grande sofferenza. Quindi da oggi, diciamo, riuscirete a riospitare nuovamente, da stasera riuscirete ad ospitare nuovamente i clienti all'interno. Sì. Ovviamente il coprifuoco in zona bianca è andato via e questo potrebbe essere anche una nota positiva. Assolutamente, l'orario del coprifuoco ha condizionato molto il passeggio, le uscite serali, anche perché mangiare in un ristorante penso che uno debba farlo con la massima serenità. La fascia di clientela che noi abbiamo è prettamente abbastanza giovanile, di conseguenza magari i ragazzi che sono abituati più a iniziare una cena alle 9, sia sera alle 10 sia sera alle 11 il coprifuoco, magari non venivano. Da oggi speriamo che gli orari influiscano positivamente, dai. Infatti noi ti auguriamo, insomma, un grande in bocca al lupo per la tua attività. Crepi. E speriamo al meglio. Crepi, grazie. Siamo qui con Valentina Sparvieri, proprietaria di Corso 50, il bellissimo e caratteristico locale sul Corso Nazionale. Valentina, allora, da oggi in zona bianca la nostra Termoli, i benefici che avrai con il tuo locale quali saranno? Buongiorno, buongiorno a tutti. Felicissima di questa giornata di zona bianca. I benefici spero siano superiori alle aspettative. È chiaro che bisogna sempre mantenere una sorta di cautela nell'approcciarsi a questa zona bianca per evitare, insomma, di ritornare, di piombare in un arancione, in una rossa. Sicuramente ci aspettiamo tanto dalla clientela, sicuramente ci aspettiamo di avere molto turismo, anche perché la chiusura è stata pesante nei mesi invernali e abbiamo, insomma... Voi non avete lavorato? No, noi siamo stati chiusi fino al 26 aprile e abbiamo lavoricchiato un pochino con l'asporto nell'ultimo periodo della zona arancione e quindi, insomma, è stata abbastanza pesante questa chiusura e speriamo, insomma, che ci permetta questa zona bianca di recuperare e di intraprendere un percorso sempre in via di miglioramento. Da oggi potrete nuovamente ricevere i clienti appunto all'interno del locale, compreso il bancone e compreso, insomma, i posti all'interno. Sì. Noi abbiamo la fortuna di avere uno spazio abbastanza ampio all'interno, quindi che ci permette comunque di mantenere le distanze e di cercare di fare il tavolino, insomma, adeguato alla normativa Covid, quindi numericamente, sia a livello numerico di persone che possiamo ospitare all'interno e anche come distanze e per la precauzione, insomma. Quanti coperti avevate prima della pandemia? Beh, prima della pandemia arrivavamo all'interno del locale 35 coperti. Quindi adesso, un buon numero. Sì, adesso con la pandemia, insomma, con le restrizioni, diciamo che possiamo ospitare all'interno 15 persone. Comunque è stato, sì, notevolmente ridotto. Ridotto, sì, noi, ripeto, abbiamo anche la fortuna di avere parecchio spazio esterno e quindi, insomma, lì possiamo organizzarci un attimino meglio per gestire la situazione, però sì, siamo fiduciosi in questa zona bianca, siamo fiduciosi nel rispetto delle norme anche da parte dei clienti che ci verranno a trovare, speriamo bene. E certo, anche noi. Grazie Valentina e un grande in bocca al lupo per la tua attività. Grazie a te, grazie.